Sindaco ha illustrato adesso un programma sulle periferie, tanto di buon senso, apparentemente semplice, ma che presenta grandissime difficoltà. Sarebbe una rivoluzione rendere la periferia un pochino più come il centro sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché ci ha detto, e questa è una cosa positiva, migliaia di giovani sono tornati in città, vi risulta? Noi lavoriamo su un programma a 10 anni senza ipotizzare che faremo anche il prossimo mandato, ma l'idea è lavorare a 10 anni. Non dimenticandoci il giorno per giorno. Il problema è talmente radicato che può essere risolto solo da un cambio sulle vari livelli della vivibilità cittadina. Però saremmo veramente sciocchi se oggi non vedessimo l'opportunità che Milano ha, derivante appunto soprattutto dal fatto che è scelta da tanti giovani e quindi bisogna appunto lavorare per allargare la città. Credo che abbiamo una risposta seria, non chiedo di fidarsi ad ogni costo, dico di analizzare e condividere il nostro piano e poi tanto saranno gli elettori fra 4 anni a dire se abbiamo fatto per bene le cose o no. Ieri sono stati firmati quei milioni di euro per l'area metropolitana, in realtà a gennaio in classifica Milano è rimasta indietro, quindi ne mancherebbero 18 per ora all'appello, soprattutto per un altro quartiere, Adriano. Però sono passati nel CIP di venerdì scorso, quindi certamente nel primo bando eravamo rimasti fuori, però poi sono passati. Anche qua, di nuovo nel mio pragmatismo, essere un sindaco di sinistra con un governo di sinistra può avere qualche vantaggio. Se ci fosse un governo di destra, il governo 5 Stelle, dal mio punto di vista non cambierebbe nulla, nel senso che io porterei il modello Milano e il modello Milano vuol dire prima di tutto vi propongo un percorso, se lo accettate aiutateci e finanziateci e quindi da questo punto di vista devo dire che però anche dal colloquio con Gentiloni della conferma del patto per Milano sono arrivati i 18 milioni a cui fa riferimento lei. Questa cascina è un piccolo esempio, un inizio. Lo è uno dei luoghi meravigliosi di Milano, poco conosciuti, è attraverso il recupero di spazi come questi che possiamo dare delle dimostrazioni più che simboliche ma pratiche di quello che vuole essere il nostro percorso. Presidente, un progetto importante, si riparte da qui per un lavoro molto grande che coinvolgerà tutta Milano piano piano. Sì, assolutamente, questo è uno degli esempi delle cose che sta facendo l'amministrazione comunale di Milano. Si lavora per recuperare degli spazi, in questo caso uno spazio che è evocato all'agricoltura, ma che è di fatto nel cuore della città perché la raggiungibilità col centro è garantita dalla linea della metropolitana. Il tema vero, lo diceva il sindaco Sala, è garantire ai cittadini che vivono nelle aree periferiche qualità della vita e qualità dei servizi come i cittadini che vivono in centro. Ecco, da questo punto di vista mi pare che l'impegno sia un impegno serio, anche se poi il tema delle risorse che mette a disposizione il governo è un po' il punto delicato su cui dovremo lavorare nei prossimi anni. Cosa chiedete di più al governo per ottenere queste risorse? Che cosa manca? Ma diciamo che le risorse dovrebbero diventare una misura strutturale. Oggi noi ne abbiamo messi a disposizione 500 milioni nel corso del 2015 e 1,7 miliardi nel corso del 2016. Credo che se vogliamo mettere le periferie al centro dell'agenda politica, queste misure debbano diventare strutturali, cioè che questi soldi ci siano ogni anno. E poi l'altro tema delicato è che i soldi non possono essere spesi solo per sistemare delle cose e delle case, ma devono anche essere utilizzati per garantire qualità della vita attraverso anche il sostegno a chi si occupa della qualità della vita delle comunità, penso al mondo associativo piuttosto che ai servizi alle persone. Ma il sindaco, che cosa vi siete detti? Il sindaco da buon milanese è sintetico, però ci siamo scambiati un paio di battute che danno l'idea che lui questo tema delle periferie a Milano lo ha già messo al centro dell'agenda politica, una cosa secondo me molto bella perché dà anche il segno di una cultura amministrativa che non vede cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ecco, i cittadini sono tutti uguali sia che abitino a Pioltello, cioè in città metropolitana, ma che abitino nel centro di Milano. Secondo lei questo lavoro per Milano può essere di esempio per altre città italiane? Ma assolutamente sì, avendo visitato altre periferie tipo quella di Roma e quella di Napoli si vede notevolmente la differenza, al netto della percezione della sicurezza che rimane un po' il dente che duole, il punto scoperto nella percezione dei cittadini, al netto di questo credo che a Milano si sia lavorato bene e che il modello Milano possa essere un punto di riferimento per tutta Italia. Si può ripartire anche da qui, un'officina per riparare bici aperta alla città. Sì, questa è stata la prima attività che siamo riusciti ad attivare qua dentro e
come altre iniziative ha permesso di incominciare a portare qui gente che viene a riparare la bicicletta, che viene a fare un laboratorio. Noi portiamo qui dei ragazzi che tutti i lunedì vengono a imparare a riparare le biciclette, sono ragazzi che arrivano dai servizi sociali, da situazioni anche problematiche. La Cascina riparte, il quartiere riparte, ma lei dice una guerra continua tutti i giorni, perché? Ma è una guerra continua, è perché comunque questo è un segno importantissimo, ma da solo non basta. Qui siamo vicini al quartiere Mazzini, che sappiamo tutti è un quartiere con tantissime problematiche, con tantissime risorse ma con tantissime problematiche. Quindi qua o avviene qualcosa di complessivo e questo luogo diventa un luogo che viene vissuto dal quartiere, o altrimenti se rimane la piccola bomboniera chiusa su se stessa non serve assolutamente a nulla. Lei ci ha fatto un esempio importante, chi prima qui occupava adesso vi aiuta. Sì, noi abbiamo come volontari una persona che prima abitava in questo luogo e aveva un altro ruolo, adesso ci sta dando anche una mano, quindi è un segnale anche bello di ricostruzione, di rilancio, di vita. Grazie ad un finanziamento europeo saremo in grado di ristrutturare completamente l'antica Cascina Nosedo per renderla un hub e quindi un incubatore di imprese ad alto impatto tecnologico in ambito agricolo. L'agricoltura periurbana si sta sviluppando in molti centri urbani vicini appunto ad aree agricole tradizionali, utilizzando piccoli spazi e grandi tecnologie per restituire appunto produzioni anche a filiera corta, in dimensioni e con risorse energetiche ridotte. Tempi, finanziamenti e denari investiti. Il finanziamento europeo ammonta ad oltre 6 milioni di euro, che in parte diciamo, è cofinanziato anche dall'amministrazione comunale. I tempi per vedere il risultato dell'investimento saranno circa 2 anni e i primi lavori con la rimozione dell'amianto partiranno proprio nei prossimi mesi. Assessore, oggi si ricomincia da un esempio di recupero anche sociale. Sì, diciamo che si tratta di un intervento attraverso il quale un pezzo degradato della città, storicamente, insomma, frutto di anni nei quali c'era bisogno di un'azione più forte delle istituzioni, può e deve diventare e diventerà sempre di più uno spazio utile per varie attività di carattere sociale e di riqualificazione attiva. E io credo che questa debba essere la filosofia di tutti gli interventi dei quartieri milanesi, dei quartieri periferici cosiddetti, perché laddove spesso c'è stata l'incuria e il degrado devono intervenire occasioni per la socialità delle persone più fragili, per il reinserimento lavorativo, anche per far sì che in questi luoghi ritorni la bellezza, perché i nostri quartieri hanno diritto alla bellezza ovunque.